Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo video sarà un po' particolare perché abbiamo collegata in audioconferenza Alessandra che utilizza Steemit da un po' e ci racconterà un po' le sue avventure con Steemit e le criptovalute. Ciao Alessandra. Ciao. Ciao. Allora, direi di iniziare subito. La prima domanda che ho per te è raccontaci qualcosa di te e appunto come mai hai iniziato a fare video. Allora, ciao a tutti, io sono Alessandra, vengo da Biella, da un paesino vicino a Biella, quindi sono piemontese e ho iniziato Steemit quest'anno. E a fare video circa 2 anni fa perché era una mia passione, volevo un po' provare anche degli effetti speciali nel video, qualcosa di un pochettino più semplice che registrarmi. Volevo dire quello che penso perché sono una persona abbastanza libera e così questa passione pian piano si è sviluppata, diciamo. Steemit lo conosco da poco, soltanto da quest'anno che veramente sono attiva su Steemit. Ok, Prima proprio non conoscevo nulla, sì, sono quasi capitata infatti, per caso, diciamo. okay. Infatti la seconda domanda era appunto come hai conosciuto Steemit e conoscevi le criptovalute prima di utilizzare Steemit? Io proprio non sapevo assolutamente nulla, infatti sto ancora imparando adesso, e l'ho conosciuto in un modo stranissimo. Io sto imparando il tedesco, quindi tu dirai cosa c'entra, invece c'entra, perché avevo preso delle lezioni online e c'era un ragazzo molto giovane che è tedesco, bavarese. E mi ha introdotto su Steemit perché io gli ho chiesto: ma tu sai un modo per guadagnare un po' di soldi scrivendo? E lui ha detto: sì, ci sono diversi modi e uno di questi era Steemit. E allora mi sono incuriosita e ho iniziato, però proprio l'ho pensato più per fare un blog e all'inizio non ho capito proprio niente. Io pensavo, posso usare i miei video su Steemit e su Steemit molte persone dai miei video, molti miei abbonati o molti miei fans, se ne ho, mi seguiranno su Steemit. Invece sta succedendo il contrario, cioè da Steemit mi stanno seguendo su YouTube. Ah, ok. Quindi Ma ho sbagliato infatti ho completamente le previsioni, ma visto che comunque ci sono molte persone di lingua tedesca su Steemit come piattaforma. sì, perché io ogni tanto provo disperatamente a scrivere, ma ancora non sono brava, quindi scrivo una frase, due frasi e poi io non sono famosa per i temi in classe perché scrivo solo quello di cui sono certa. E quindi le mie frasi sono veramente le frasi delle elementari, molto corte, no? Ok. Però ho provato anche quello, sì, Hai scrivere detto qualcosa. che sei in Germania, ultimamente ci sono state varie notizie di servizi che, tedeschi che integrano la possibilità di pagare con le criptovalute. Tu hai avuto modo di provarne qualcuno? Riesci a utilizzare queste criptovalute, diciamo, nella vita di tutti i giorni? Per adesso no, però ho in mente un progetto a lunga durata, cioè almeno di un anno, in cui io ho intenzione di fare un circolo di questo tipo. Io vorrei insegnare italiano, io infatti insegno italiano, i soldi li vorrei investire in Steemit finché non cresce tantissimo il prezzo, in modo da avere più potere. E poi un giorno vorrei provare per pagare certe cose. So che per esempio tu nelle domande hai citato un nome Sì, e Lieferando dovrebbe essere una specie, non so, in Italia abbiamo Foodora, comunque servizi che portano cibo pronto a casa, che è integrato appunto il pagamento in Bitcoin. sì, eh
sarebbe una buona idea perché non sono molto brava in cucina, anzi proprio ho l'allergia a cucinare. È una delle mie insicurezze, cioè chi è insicuro a vivere all'estero da sola, io non ho questa insicurezza, l'ho fatto per tanti tanti anni, però cucinare sì, è una mia insicurezza, lo dico tranquillamente, quindi penso proprio che lo userò anche perché è anche tempo risparmiato veramente, quindi. Allora, se lo provi, faccio un video così vediamo come funziona. Più che altro, visto che il costo delle transazioni di Bitcoin è abbastanza alto ultimamente, vediamo effettivamente se è un modo sostenibile, utilizzabile per spendere le criptovalute. Sì, per adesso ho comunque già investito su Steemit, lo posso dire, perché voglio avere più potere, voglio guadagnare di più e come tu sai, un investimento iniziale bisogna farlo, quindi avevo un po' di soldi guadagnati con le lezioni di italiano, quel poco che avevo l'ho investito già. Ok, quindi come hai detto prima, tu ti trovi in Germania e qui, vabbè, una curiosità personale, e hai trovato delle differenze grosse tra il vivere in Italia e il vivere in Germania? Ce ne dici qualcuna? Allora, io vivo in Germania qui da circa un anno e mezzo, però devi sapere che prima ho vissuto per 9 anni e mezzo in Repubblica Ceca, quindi sono abbastanza una pazza, cioè non è che ho tanta paura. Allora, differenze. Mi sembra che qua, dico Germania e Repubblica Ceca, ci siano delle donne con un carattere molto forte. Questo in entrambe le nazioni, come ti ho detto, e questa è una differenza perché veramente non ne fanno passare una. E quindi penso che gli uomini siano molto tranquilli anche di conseguenza. Questa è Beh, dopo tutto una la differenza. Merkel, Angela Merkel è donna, quindi le donne lì pare che hanno molto potere anche in politica e in altri settori. E quindi mi ricollego a questa domanda per fartene una, tornando sempre al discorso delle criptovalute. Non so, io ho avuto l'impressione che nel mondo della tecnologia avanzata e anche nelle criptovalute ci siano poche donne. Secondo te c'è un motivo e Steemit può essere un modo per, come dire, avvicinare più donne a questo mondo? Guarda, questo è un tema molto spinoso in cui rischio di avere insulti da ambo le parti, ma io sono felicissima perché tu sai che poi i video, più insulti si prendono e più persone lo seguono, perché in Italia amano la rissa. Quindi questa domanda provoca la rissa e rissa sia Sei questo liberissima di fatto. dire quello che vuoi. Allora, io sono ingegnere meccanico. E questo è un fatto, cioè, per prendere la laurea mi sono messa contro tutta la mia famiglia, proprio io per farmi nemici sono bravissima. Quindi io volevo fare una cosa tecnica e avevo tutti contro. Quindi immagino che, allora, per quanto sia grossa la mia sfiga, scusa la parola, io non sia l'unica. Quindi secondo me c'è ancora qualche problema con la donna e la tecnologia, ma non problema la donna in sé con la tecnologia, sono le persone attorno alla donna che ama la tecnologia. Quindi Questo dici secondo è la me. società che spinge le donne a stare lontane dalla tecnologia, a dedicarsi a cose recepite come più classiche per una donna, queste cose qua. Temo di sì, ma il mio problema è che appena c'è una legge non scritta di questo tipo, io devo assolutamente farlo. Cioè, anche se mi costa fatica, tempo, soldi, è proprio una cosa morale che io la devo fare. E la cosa più brutta è che poi, per le persone come me, ci si trova contro gli uomini, ma quello che non potevo credere, le peggiori sono le donne che ho contro, ricordiamoci, o almeno che ho avuto contro. Ma donne sempre del Anche mondo tecnico? non del mondo tecnico, io ho avuto purtroppo una delle mie peggiori cape quando ancora lavoravo,
che era una donna e non mi poteva vedere, cioè mi sentiva molto la competizione, avendo paura che io chissà che cosa rubassi, perché cioè, io non ho mai voluto rubare niente a nessuno e posso dire tranquillamente di aver anche restituito un portafoglio quando l'ho trovato, perché non è mio, quindi l'ho restituito. Quindi sì, c'è un problema di insicurezza, ma non della persona che si occupa di tecnologia o che ama la tecnologia, di quelli attorno, ma non capiscono una cosa, che se io riesco a farla, io un po' riesco a farla, non sono brava, non mi reputo brava, possono riuscire a farlo anche loro. E quello è il messaggio che vorrei cercare di dire a tutti, ma per come sono fatta io, probabilmente manco di carisma, cioè non riesco a convincere gli altri, ma io sono fermamente convinta che anche le donne che dicono ma cosa fai la criptovaluta, se si mettessero con impegno, con una certa logica, potrebbero farcela. Io mando un messaggio, no? Alle donne di credere in se stesse e non di odiare me o invidiare me, perché è tempo perso, capisci? Ok, no, ma perché comunque il tema ha sempre, Questo secondo per me. me, due risvolti, cioè un conto è sviluppare le criptovalute, l'altro conto è utilizzarle. Diciamo che l'utilizzo magari non è ancora immediato, però si rivolge comunque alla stragrande maggioranza della popolazione che usa smartphone ormai abitualmente, quindi non vedo delle grosse Io barriere dal penso. punto di vista dell'utilizzo. Io non ti sento più, scusami, eh? Puoi ripetere Ah, perché proprio sentivo una parola sì e due no, e quindi non ho più capito ok, niente. sì. No, dicevo, ovviamente le criptovalute, svilupparle è una cosa, invece utilizzarle è un qualcosa che dovrebbe essere sempre più alla portata di tutti, di tutte le persone che hanno uno smartphone e lo utilizzano. Mi hai sentito? Sì, adesso ti ho sentito. Ok, Sì, cioè certo. il fatto di utilizzare Steemit piuttosto che Facebook di per sé è un po' diverso, ma non è poi così più complicato, mi sembra. Io penso che si possa andare per gradi, io sto cercando di andare per gradi. Prima di tutto ho lasciato Facebook praticamente, ho cercato di scrivere su Steemit e capire come funzionasse. Adesso sono andata al passo successivo, ho investito soldi e ti assicuro non è stato facile perché investire soldi quando si è disoccupati uno ci pensa 362 volte. Il prossimo passo è informarmi su veramente come sono le criptovalute e come vendere, come comprare. Io normalmente ascolto dei servizi di un ragazzo inglese che tutti i giorni spiega un po' come funzionano le criptovalute e che novità ci sono. Non ho potuto informarmi come avrei voluto perché sfortunatamente o fortunatamente ho avuto un corso di 4 ore di tedesco tutti i giorni che dava almeno altre 4 ore di compiti. Quindi non ne potevo più alla fine. Io penso che le persone semplicemente e umilmente devono andare online chiedendo a chi sa più di loro, informandosi su internet, i mezzi ci sono e poi si deve provare, no? Ok, ti faccio l'ultima domanda prima di lasciarci, e appunto specifica su Steemit, visto che lo utilizzi da un po'. Diciamo, in base a quello che l'ha utilizzato, non so, dici qualche segreto su come utilizzarlo al meglio, e poi per quanto riguarda i contenuti, secondo te è meglio quantità o qualità? Allora, questa è una domanda che mi chiedo tutti i giorni. Allora, io purtroppo ho dovuto fare qualità negli ultimi tempi perché, come ti ho detto, non avevo tempo. Personalmente preferisco la qualità, quindi cercherò di scrivere in futuro cose di storia che so e cose di psicologia o di matematica che so. Il problema è che Steemit è diventato molto popolare nell'ultimo tempo, c'è stata una crescita, come sai, meglio di me, grandissima.
E quindi piacciono anche molto le fotografie delle vacanze, cosa di Facebook che molti odiano, ma io ho dovuto fare perché non avevo veramente tempo, perché tieni conto che per scrivere una cosa di storia ben fatta come la volevo fare io, ho lavorato 2 ore, ho messo le fotografie, i dati storici, mi sono fatta dare i nomi anche dalle mie insegnante, e poi però ho avuto tipo 20 centesimi. Io volevo piangere dopo. E quindi adesso sto provando delle soluzioni intermedie, cioè di fare dei brevi contenuti con fotografie e un minimo di descrizione e almeno qualcosa di tecnico al giorno. Questa è la mia idea per le prossime settimane. Fino adesso ero completamente bloccata. Ci sono anche delle cose che possono piacere. Per esempio, io ho parlato della storia di mia nonna, come ha vissuto mia nonna la sua vita, no? Ed essendo stata una nipotina molto, molto legata a lei, questa cosa ha preso i cuori delle persone. Quindi può essere che anche un buon contenuto emotivo possa funzionare. E Però questa cosa l'hai fatta in inglese, in italiano? io scrivo in inglese perché mi riesce molto facile scrivere in inglese e sono anche abbastanza veloce. Ho scritto qualcosa anche in tedesco, tedesco e in inglese, per le fotografie delle vacanze, le fotografie di cose storiche, perché io ho avuto la fortuna di vivere in una città bellissima che si chiama Praga. E quindi di cose storiche lì ce n'è tante e c'è tanto da raccontare. Quindi ho potuto scrivere anche qualcosa in tedesco, breve purtroppo, perché dovrò ancora studiarlo, perché parlare riesco, ma scrivere no, sono un po' bloccata. Ok, allora direi che per adesso ci siamo chiariti un po' meglio l'utilizzo che fai di Steemit e ti ringrazio e ringrazio chi ci ascolta e ci vediamo in un altro video. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.